ma ne parliamo direttamente con il Papa dei tassi, se posso chiamare così, insomma, così sono abbastanza servile, Loreno Bittarelli, che è il capo dei 3570, dovrebbe essere collegato con noi. Buongiorno al primo ospite di Citofonare di Nolfi, Loreno Bittarelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Papa, va bene? No, è troppo. È troppo, è proprio o meno, insomma, roba boss suonava male, quindi Papa è meglio. Come va, insomma, questo servizio dei tassisti? Adesso avete avuto l'aumento delle tariffe, io ogni volta che salgo su un tassì, sono un vostro fruitore maniacale perché non ho la macchina, mi sento dire al tassista che in realtà l'aumento delle tariffe un po' ha danneggiato il lavoro, è vero o no? Ma ha danneggiato, del resto tutte le volte che si fa un adeguamento, allora intanto cominciamo a usare i termini corretti, non un aumento ma un adeguamento ai costi della vita. Beh, un aumento del 20%, alla fine secco, per chi lo prende, sì, insomma. Per chi lo prende, però sono 6 anni che chi lo prende lo pagava sempre uguale, mentre il gasolio è quasi raddoppiato in questo periodo di tempo, l'assicurazione, tutti i costi di gestione, è inutile che stiamo a lamentare. Quindi purtroppo l'impatto è forte, se succedesse come avviene ad esempio in altre città, come a Milano, che tutti gli anni adeguano del 2-3% la tariffa, e probabilmente l'utente neanche se ne accorge, cioè una cosa più graduale è meno impattante. Oggi il tassista che mi ha portato in redazione mi ha detto: in realtà stiamo facendo pubblicità in noleggi con conducente, tenendo sulla fiancata il prezzo per Fiumicino a 48 euro. Diceva una castroneria? Ma questo fatto delle tariffe esposte, secondo me, insomma, è un po' una carnevalata, io la chiamo. Nelle altre città d'Italia non vedo da nessuna parte le tariffe esposte per gli aeroporti sugli sportelli. Non abbiamo nulla in contrario, però insomma non è indispensabile. È giusto che ci sia il tariffario all'interno, a disposizione dei clienti, possibilmente in più lingue, perché in genere il cliente consulta il tariffario durante il tragitto, non è che si affaccia dal finestrino e legge le tariffe sullo sportello. Oppure va a vedere le tariffe sullo sportello ai taxi parcheggiati. Quindi è una cosa in più che sinceramente potrà essere evitata, ma non abbiamo comunque nulla in contrario. È un po' troppo 48 euro per Fiumicino, no? No, non è troppo, perché 48 euro sono 30 e passa chilometri al centro storico, se lo paragoniamo anche con le tariffe delle altre città, volevo dire. Che ne so, da Milano, se si va a Malpensa sono 50 chilometri circa, si pagano 110 euro, insomma, non è che 48 euro siano tutta questa assurdità, anzi andando con la tariffa tassametrica addirittura segna di più di 48 euro. Paolo Pinsuti, che è un nostro telespettatore molto attivo, anzi radioascoltatore e telespettatore, siamo anche sul digitale terrestre, sul canale 635, chiede a Bittarelli: abbassare il limite di velocità nelle aree residenziali a 30 km orario è sensato? Ma secondo me sarebbe più sensato mettere dei limiti adeguati a seconda della viabilità, a seconda dell'intensità del traffico e così via. Dire 30 va bene o va male, può essere tanto, può essere poco, a seconda delle circostanze, a seconda di, insomma, quella che è l'intensità del traffico, il flusso dei pedoni e così via. Io credo che i limiti dovrebbero essere adeguati a quelle che sono le circostanze della circolazione. Si vedono ad esempio dei limiti così assurdi. Io mi ricordo via della Camilluccia scendere 15 km orari è un po' poco, e poi dietro l'angolo ci trovi l'autovelox dei vigili inguattati, come si suol dire, per stanno lì proprio aspettando che qualcuno sbagli, cioè quel limite è assurdo, come in altre circostanze può essere assurdo il limite di 50 se ci sono delle condizioni reali di pericolo per la circolazione. Quindi il limite corretto è quello adeguato al luogo in cui si riferisce. Pinsuti si corregge, dice: a eccezione delle arterie a scorrimento veloce, via Twitter tutto questo. Voi siete la categoria Bittarelli che è riuscita a bloccare immediatamente Monti con una battaglia epica, insomma, che ormai viene ricordata negli annali, tutti al Circo Massimo, casino vero, insomma, non quello. Oggi voi di casino ne parleremo, ci sono dopo gli operai dell'Alcoa, insomma, non è una fase facile. Monti dice: le riforme in Italia non si fanno perché le categorie si fanno troppo per impedire qualsiasi approccio riformista ai contesti, ognuno difende il proprio orticello. Com'è andata in quel periodo? Beh,
è andata, gli era stata proposta una riforma assurda del servizio che non avrebbe portato alcun beneficio all'utente, perché è praticamente provato, diciamo, l'effetto di quella riforma che volevamo, che volevano fare qui, diciamo, anche in Italia, cioè la liberalizzazione delle licenze, e allo stesso tempo avrebbe arrecato un danno enorme a tutte quelle persone come me che con tanti sacrifici si sono acquistati una licenza facendo i buffi, come si dice a Roma, per diversi anni. Quindi se la liberalizzazione, ed è, ripeto, appurato, non porta a un miglioramento della qualità del servizio, anzi porta a uno sfruttamento della gente che lavora, un accaparramento di licenze da parte di chi dispone di maggiori capitali, e non porta a una diminuzione delle tariffe ma porta a un aumento. Ci sono dei dati, non nostri ma anche dell'Eurotest recenti, che sono stati fatti qualche mese fa, che dimostrano che dove è liberalizzato il servizio le tariffe sono più alte anche del 70-80% rispetto ai paesi dove invece il servizio è regolamentato, sia come numero di licenze sia come tariffe delle amministrazioni comunali, quindi dai comuni, che stabiliscono loro l'equilibrio giusto per far sì che ci sia un numero sufficiente di taxi, ci sia una tariffa adeguata a quelle che sono, diciamo, i costi di gestione, in maniera tale che l'utente non venga spennato e allo stesso tempo il tassista possa sopravvivere. Abbiamo tante cose da copiare ad altri paesi positivi, non capisce perché dobbiamo andare a copiare le cose che non funzionano. Insomma, di fatto, però voi avete fatto doppietta, insomma, avete bloccato la riforma e ottenuto l'adeguamento, uso questo termine, della tariffa, quindi insomma è andata bene, no? Tutto sommato, Vittarelli ci sa fare, diciamo. No, è stata fatta un'operazione importante di comunicazione che ha fatto comprendere all'opinione pubblica che non è vero quello che dicevano, che i tassisti erano la lobby, la corporazione dei privilegiati miliardari, ma abbiamo fatto comprendere, io per primo, cercando di intervenire in tutti gli spazi possibili, far comprendere che il lavoro del tassista non è un lavoro da privilegiati, anzi è un lavoro da disgraziati, e che allo stesso tempo non esiste nessun tassista ricco. Non è vero che i tassisti evadono le tasse, perché dichiarano dai 24 a 30 mila euro l'anno a forfè, perché lo stabiliscono gli studi di settore, e tutta un'altra serie di cose. E non è vero che liberalizzando il servizio si migliorava qualcosa per l'utente. Questa era, l'abbiamo Vittarelli dimostrato. Abbiamo un radioascoltatore in diretta per lei, il signor Guido Citofonara di Nolfi. Pronto, chi è che parla? Sono Guido. Vai Guido, sei in diretta. Io volevo dire a Vittarelli, siccome ho sentito prima di un tassista che si lamentava che i loro utili sono al lumicino da quando hanno innalzato le tariffe, volevo dire a Vittarelli, ma non è meglio prendere in considerazione la domanda rispetto all'offerta? Cioè, mi spiego, ma se tanti pensionati come me, e che sono anche in condizioni precarie di salute, io per esempio sono anche invalido civile al 100%, e che hanno grandi difficoltà a muoversi per Roma con gli autobus che non passano mai, che bisogna stare in piedi eccetera, loro invece facessero dei prezzi un pochino più convenienti, ci sarebbe una domanda molto superiore, non troveremmo dei parcheggi così affollati di tassi inutilizzati a Termini, a Fiumicino, a Largo Argentina, a Piazza dei Navigatori, e potrebbero incassare molto di più e sulla quantità guadagnerebbero un sacco di soldi. Grazie Guido, sentiamo subito la risposta di Vittarelli. Ma sarebbe tutto un mondo bello quello che ha dipinto il signore, però purtroppo ci sono dei costi al di sotto dei quali non si può scendere, perché la tariffa tassametrica segna 1,10 euro ad ogni chilometro. Basta che uno va a leggersi i tariffari del costo di un autoveicolo medio sull'ACI, sul tariffario dell'ACI, e vede che addirittura si avvicina a quello che è la tariffa tassametrica. Più c'è una persona che sta sopra, qualcosa dovrà portare a casa a fine giornata, e ecco lì che siamo al limite dei costi di gestione. Ciò non toglie che noi saremmo favorevolissimi a delle iniziative di carattere sociale, come quello che diceva Guido, ma non solo per gli anziani, per i giovani, per le discoteche, per le donne e così via. Però il costo del sociale purtroppo non può ricadere sui singoli operatori. In teoria il costo del sociale dovrebbe ricadere sulla collettività attraverso delle scelte politiche adeguate.
non credo che quando il signor Guido chiama un idraulico oppure un altro lavoratore, diciamo, autonomo, gli faccia lo sconto perché c'ha più di 65 anni. Purtroppo quello c'ha una tariffa che deve in qualche maniera adottare per sostenere i costi e per ricavare un minimo di guadagno per sé. Quindi, grazie a Guido che ha telefonato, perché il modello di Citofonata di Norfi è proprio questo: riuscire a far parlare le persone che ci ascoltano con gli ospiti autorevoli che ci raggiungono telefonicamente. Per questo ricordo il numero di telefono 06 6579 6348, per chiamare in diretta, lo ripeto, 06 6579 6348. È un po' difficile, ma se lo segnate vedrete che sarà utile, insomma, averlo a portata di mano per parlare con tanti ospiti autorevoli. Ripeto, 06 6579 6348, per mandare gli sms 342 41 51 406. Lo ripeto, 342 41 51 406. Bittarelli, avete un progetto anche per l'ambiente, mi sembra di aver letto sulle pagine del 3570. Sì, abbiamo dato il via all'iniziativa Via Col Verde, che tra l'altro prevede l'immissione di 20/50 taxi elettrici per i primi mesi dell'anno prossimo, che saranno ricaricati grazie a un impianto fotovoltaico che abbiamo realizzato sul piazzale antistante la nostra sede di via del Casale Lombroso, in maniera tale che riusciamo veramente a realizzare una mobilità sostenibile a impatto zero, perché molto spesso si parla di elettrico, i taxi elettrici piuttosto che i mezzi pubblici elettrici, però non si dice che non è vero che non inquinano i veicoli elettrici, non inquinano nel luogo in cui si utilizzano, ma si inquina però per produrre l'energia, e si inquina anche tanto perché in Italia, per tutta una serie di motivi, insomma, la maggior parte di energia viene prodotta con carburanti cosiddetti fossili, quindi che emettono quintali tonnellate di CO2 per produrre energia. Quindi noi invece producendo l'energia col sole e ricaricandoci taxi elettrici, riusciremo davvero a far risparmiare a tutti i cittadini romani, non solo quelli che prendono il taxi, tantissimo CO2 che attualmente viene immesso nell'aria. Quindi sono numeri impressionanti, mi sono fatto fare dei calcoli dai tecnici che ci hanno seguito in questo progetto, e è stato stimato ad esempio che solo 20 taxi elettrici caricati col sistema fotovoltaico, togliendo 20 taxi normali e mettendo 20 taxi elettrici, si va a risparmiare in emissioni, in termini di emissioni, in un anno 189.970 kg di CO2 in meno immessi nell'aria che respiriamo. È una cosa impressionante. Quindi pensate quanto possa essere importante, invece di 20 taxi, di metterne 100, 1.000 o magari tutti 8.000, come sono quelli del Comune di Roma. Lei sta suscitando una marea di commenti dei nostri radioascoltatori, ne devo citare alcuni. Strabene dice: non è una soluzione togliere le auto blu per costringere i politici a usare il taxi? Questa sembra una proposta, insomma, di un radioascoltatore non del tutto peregrina. Assolutamente, una volta era così, per la verità, prima che diventassero una hobby, i nostri parlamentari utilizzavano i taxi. Mi ricordo spesso succedeva quando finivano le riunioni alla Camera o al Senato, che insomma noi affittavamo tutti insieme 20-30 taxi, perché uscivano i deputati o i senatori che andavano all'aeroporto piuttosto che alla stazione. Adesso questo non avviene più. So che prendono comunque un rimborso per i taxi, ma non credo che li utilizzano più di tanto. Eleonora invece la critica dicendo: l'idraulico non svolge un servizio pubblico, caro Bittarelli, per questo non è soggetto ad agevolazioni di tipo economico-sociale. Risposta? Vabbè, ma non svolge un servizio pubblico, però il signor Guido, quando ha bisogno dell'idraulico, qualcuno deve chiamare che gli ripara il rubinetto, quindi il concetto è quello. E poi che cosa c'entra? Il servizio pubblico, che intende la signora, andrebbe bene se il tassista fosse un dipendente, che ne so, del comune, per esempio, e allora sì, è giusto che si facciano tutte le politiche che uno vuole, ma se il tassista invece è un lavoratore autonomo, nonostante svolga un servizio al pubblico, è chiaro che deve fare i conti con i costi di gestione.
gestione, perché se non quadrano i costi di gestione la macchina non la mette neanche in moto, la tiene spenta. Mi sembra un ragionamento molto, molto semplice. Vittarelli, io voglio sentirla più volte, perché sono convinto che dalla questione taxi e perché beh, mezzi pubblici passa proprio il benessere di questa città e delle tante città italiane. Sì. Dunque, se mi consente, altre volte cercherò di disturbarla al mattino, mi sembra che queste conversazioni stanno attivando una grande partecipazione da parte dei nostri radioascoltatori e telespettatori sul Digitale Terrestre. Grazie tante per la disponibilità.